Buonasera ragazzi, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video, appunto dove continuo a parlare della questione Acerbi, perché appunto ragazzi nell'ultimo video dove già ne ho parlato e se non l'avete visto vi invito a recuperarlo perché appunto quel video lì spiega un po' ciò che penso su questa vicenda, racconto un po' tutta la vicenda su ovviamente ciò di cui mi sono informato. E in questo video qui invece andrò a parlare della sentenza d'Acerbi che è stata oggi e che assolve Francesco Acerbi. Prima di iniziare a parlarne, ragazzi, però vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento per supportare ciò che faccio e se vi va seguitemi anche su Instagram. Detto ciò, ragazzi, iniziamo a parlare di questa vicenda che comunque nell'ultimo periodo nei social e quant'altro è veramente esplosa. Che dire, ragazzi, la sentenza di Francesco Acerbi di quest'oggi, che quindi lo assolve, fa sì che ormai, comunque, praticamente dopo pochi minuti, l'uscita di questa notizia qui, come ovviamente immaginavo sui social, è successo il finimondo, perché comunque c'è ovviamente chi difende Francesco Acerbi e che quindi dice che ovviamente già Juan Jesus lo aveva condannato, che molti lo avevano condannato su una cosa che non era vera. Tra chi invece difende ovviamente Juan Jesus, perché ragazzi sappiamo benissimo che quando si parla di episodi di razzismo ovviamente è una situazione che sono degli episodi che, come appunto ho detto nell'ultimo video, non ci dovrebbero essere e che a prescindere sono sbagliati. Detto ciò, però, questa sentenza ovviamente secondo me lascia tanto su cui parlare perché se comunque Acerbi viene assolto, ovviamente c'è da dire che o Juan Jesus ha capito male le parole che appunto Francesco Acerbi aveva detto durante la partita e o appunto Francesco Acerbi ha detto delle determinate cose che poi non sono state provate, perché appunto, ragazzi, la sentenza si basa su delle prove che non sono state trovate. Quindi tutto ciò fa sì che non possa essere condannato il giocatore dell'Inter. E tutto questo fa un po' pensare, perché comunque, ragazzi, la mancanza di prove nel 2024, sinceramente, comunque è una cosa che è difficile da ammettere, però effettivamente, ragazzi, se non si hanno delle prove, e questo l'ho detto anche nell'ultimo video, io dove comunque non mi schieravo né dalla parte dell'uno né dalla parte dell'altro, avevo però detto che non si può accusare una persona al 100% su una cosa che non viene poi relativamente provata. Però ovviamente dall'altra parte si è scatenato il finimondo perché appunto c'è chi va a difendere Juan Jesus dicendo che poi invece tutto è stato coperto e quant'altro. E a parte questo, ho anche visto una storia, se non erro, della moglie di Acerbi, dove comunque difende ovviamente il marito, dicendo tra l'altro che in questo periodo, da quando è successa, da quando è uscita questa notizia qui, di questo episodio, la famiglia di Acerbi e Acerbi stesso hanno ricevuto tantissime, parole negative, offese, minacce e quant'altro. E questo comunque, ragazzi, mi fa anche pensare perché è anche essa una cosa negativa. Se comunque si parla di un episodio negativo, già di un eventuale episodio di razzismo, vero o falso che sia, appunto, dall'altra parte effettivamente poi lo stesso Acerbi ha avuto lo stesso trattamento. E per carità, ovviamente ci si aspetta che quando succedono queste cose e tecnicamente poi la gente sui social si scatena perché poi ragazzi sui social un po' tutti abbiamo voci in capitolo su tutte le varie situazioni, però effettivamente se poi ci andiamo a pensare queste cose ovviamente ragazzi sono di per sé anche esse negative. Detto ciò ragazzi c'è poco da dire, se non ci sono prove a favore ovviamente una persona non può essere accusata. Poi ripeto ovviamente ognuno può pensarla come vuole, perché è così, ragazzi, non tutti possiamo avere lo stesso pensiero su una determinata questione. Però quel che ovviamente poi riguarda il futuro di questo giocatore è che effettivamente adesso non può essere condannato perché appunto non ci sono prove
che sostengono che lui effettivamente in campo abbia detto delle determinate parole offensive contro Juan Jesus. Detto ciò, ragazzi, questo breve video appunto l'ho fatto per chiudere un po' la questione del video scorso, del video precedente, perché appunto ho detto che avrei portato eventuali poi notizie su questo episodio qui, che comunque riguarda sempre l'Inter, ragazzi, perché Acerbi è un giocatore dell'Inter. E detto ciò, quindi penso che adesso Acerbi tornerà a giocare con la maglia dell'Inter. Visto che comunque, ragazzi, si parlava di un'eventuale anche rescissione del contratto di Acerbi e di una condanna di 10 gare. Quindi penso che adesso tutto ciò ormai sia appunto cancellato. Detto ciò, ragazzi, ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, il vostro pensiero. Ovviamente vi invito sempre a ragionare sulle cose, a non offendere varie persone e quant'altro, ma magari fare un commento argomentando ciò che appunto pensate di questa questione qui. Ragazzi, io ripeto, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Inter. Un saluto a tutti, al prossimo video.